Onde scarrafone, è bella mamma soggia, dicono dalle parti di Luigi Di Maio. E non è diverso a casa sua, insomma in quella in cui è cresciuto. A parlare in una delle sue primissime interviste, è la mamma del nuovo ministro del lavoro e vicepresidente del Consiglio, la signora Paola Esposito, la mamma del leader incontrastato del Movimento 5 Stelle. E il settimanale Oggi in edicola raccoglie le confidenze della madre del leader del governo del cambiamento, nonché uno dei personaggi più discussi e criticati degli ultimi anni, che per la prima volta racconta dettagli inediti sul suo bambino, diventato grande. La signora Paola, racconta suo figlio in una intervista accurata, dolce e sincera. Era un bambino curioso e tranquillo, si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano, cittadina in provincia di Napoli, NDR. Era un paese tranquillo, dove ha goduto dell'affetto dei suoi nonni con cui è cresciuto fino all'età di 8 anni. Luigi è stato sempre un grande comunicatore, un ragazzo con l'innata capacità di trasferire agli altri l'idea dei diritti e dei doveri. Continua dopo la foto, sono una mamma fortunata, continua la donna, e, forse grazie all'educazione della famiglia, ha avuto la capacità di interpretare i bisogni degli ultimi. Per me è il migliore dei figli possibili, continua la Esposito, che sostiene che la politica non abbia cambiato suo figlio. È rimasto lo stesso. L'ho trovato invece maturato nel suo percorso. Non sa dire bugie. La mamma di Di Maio, fa la preside, ma per anni ha insegnato italiano. Come vive gli scivoloni del figlio sui congiuntivi? L'episodio singolo può capitare a tutti, il resto mi sembra una esasperazione della stampa italiana. Luigi è cresciuto in una famiglia dove la consecutio temporum è di casa. Da noi non è solo una interlocuzione grammaticale ma è la capacità di interpretare la realtà nelle sue cause e i suoi effetti. Continua dopo la foto, nell'intervista a Oggi, la signora Esposito ammette. Quando in TV lo vedo stanco, cambio canale. Tendo stupidamente ad annullare la sua stanchezza attraverso l'uso del telecomando. E riguardo l'amore, la signora Paola ha trovato il tempo di parlare, anche di Silvia Virgulti, l'ex storica di Di Maio. Silvia è una persona speciale, bella anche dentro. Con lei avevo un rapporto privilegiato sul piano emotivo, e sulla nuova compagna del figlio, sua probabile futura cognata, Giovanna Melodia. Non l'ho conosciuta, ho appreso la notizia dai giornali, e non si può giudicare una persona da una foto su un giornale. In conclusione, non poteva terminarlo in maniera diversa e in effetti, la signora Paola, da buona donna del sud e a mamma napoletana, ha detto: per me è lo scarrafone più bello che ci sia. Mi potrebbe anche interessare,